Azione delle essenze di fiori, Edward Bach, 1934. Fiori, cespugli e alberi non coltivati di ordine superiore hanno, grazie alla forza delle loro vibrazioni, la capacità di aumentare le nostre e di aprire i canali di comunicazione col nostro io spirituale, di inondare la nostra spiritualità con le virtù di cui abbiamo bisogno e di purificare con ciò le carenze caratteriali che sono all'origine delle nostre sofferenze. Come la bella musica e tutto ciò che è grande e ispirato, essi possono elevare la nostra spiritualità e portarci più vicino alla nostra anima. Per questo, tramite esse, ci danno pace e ci liberano dalle sofferenze. Non ci guariscono per il fatto di agire direttamente sulla malattia, ma perché inondano il nostro organismo con le vibrazioni positive del nostro io superiore, di fronte al quale la malattia si dissolve come neve al sole. Non vi è una vera guarigione senza un cambiamento del modo di vivere, senza la pace dell'anima, senza una sensazione di gioia interiore. Cura il malato, non la malattia, è il principio fondamentale della terapia di Bach. Chi è l'uomo che hai davanti a te e quali sono le sue condizioni spirituali? La terapia con i fiori di Bach, elaborata dal medico inglese Edward Bach, aiuta a superare in modo costruttivo gli stati d'animo negativi della natura umana, come per esempio impazienza, timidezza, insicurezza, gelosia, a raggiungere l'armonia tra il corpo e la mente e a ristabilire il contatto con le proprie capacità spirituali di autoguarigione. Lo scopo è la purificazione spirituale, la conoscenza di sé, lo sviluppo armonico della personalità, così da raggiungere il massimo equilibrio. Ne consegue anche, indirettamente, una migliore resistenza ai disturbi psichici e talora anche a quelli psicosomatici. Bach afferma che tutte le essenze di fiori entrano direttamente in contatto con l'io superiore e quindi diventano attive nel nostro intero essere in tutte le parti dell'anima. I fiori di Bach agiscono come impulsi energetici divini su tutti i livelli di vibrazione. Da sempre il fiore è stato considerato e usato dall'uomo come simbolo di bellezza e di sviluppo delle più alte facoltà, e questo perché quando l'uomo comparve sul pianeta Terra per sviluppare il proprio corpo fisico, la pianta era in una fase di sviluppo evoluzionistico già molto avanzata. Pertanto, l'umanità è debitrice di gran parte della propria struttura all'energia che seppe trarre dal regno vegetale già quasi perfetto. L'uomo, attraverso l'essenza della pianta, può superare la barriera del proprio inconscio e mettersi in contatto con la sua propria essenza o io superiore per comporre le disarmonie che ha in se stesso. La vita è un viaggio ripetibile in questa forma, e il nostro stato di salute ci indica in quale punto di questo viaggio ci troviamo. Ogni uomo è una tessera indispensabile del mosaico globale, è un individuo inconfondibile, collegato al tutto grazie alla forza di una vibrazione comune e superiore chiamata con molti nomi: forza creatrice, principio vitale universale, principio cosmico, amore come ragione trascendente o semplicemente Dio. Ogni uomo ha una matrice dotata di uno specifico potenziale energetico. Il vero io è l'anima immortale, l'io fisico mortale invece è la personalità. All'anima immortale è strettamente collegato l'io superiore, che funge da mediatore fra l'anima e la personalità. L'anima conosce il compito dell'uomo e avverte l'impulso ad esprimerlo. Con l'aiuto dell'io superiore e per il tramite della personalità, che non è di natura concreta, può realizzare le qualità ideali di ordine trascendente, quali la mitezza, la fortezza d'animo, il coraggio, la costanza, la saggezza, la gioia, definiti anche archetipi dell'uomo. Se queste qualità non vengono realizzate, si presentano prima o poi come mancanze e si arriva all'infelicità, che è la vera causa delle malattie. L'umanità
è come un campo di energia fatto di 7 diversi livelli che si influenzano e si integrano reciprocamente. Di questi, solo il corpo fisico è visibile agli occhi umani. Ogni livello vibra ad una diversa frequenza di energia. Gli altri 6 livelli sono invisibili e riuniti sotto l'unico concetto di aura. Nel primo livello dell'aura, quello etereo, sono localizzati i chakras, punti di raccolta e di distribuzione dell'energia. Essi sono collegati con diversi altri livelli del campo energetico e ruotano secondo frequenze diverse che vengono avvertite dai sensitivi sotto forma di colori. L'aura abbraccia tutti i livelli conoscitivi ed esperienziali della nostra personalità che è guidata dal Dio superiore. Scopo della vita è di realizzare le intenzioni dell'anima nella persona fisica attraverso l'Io superiore. Secondo questa interpretazione, la malattia è disarmonia o distorsione delle vibrazioni entro o fra i diversi livelli dell'aura e dell'Io superiore. Il modello informativo di questa distorsione vibrazionale è avvertibile a livello etereo, nel quale le leggi spazio-temporali non seguono quelle del corpo fisico. Una malattia in formazione, perciò, può essere guarita già prima che si conclami a livello organico. Alcuni sensitivi avvertono queste disarmonie come ombre, altri come radiazioni. Se si cancellano queste disarmonie già a livello etereo, con metodi omeopatici, esse non si manifesteranno più nell'organismo. La salute è l'equilibrio vibratorio armonico fra tutti gli strati dell'aura e dell'io superiore. L'origine della maggior parte delle malattie di cui oggi soffre l'umanità è radicata, secondo il pensiero esoterico, in minima parte a livello mentale, per esempio con concetti errati, principi mal compresi, credenze, e in larga parte a livello emozionale, cioè a livello di emozioni inconsce e di reazioni emotive soggettive che vengono o bloccate o iperstimolate. Ciò porta alla distorsione delle vibrazioni e quindi a stati negativi, come ansia, odio, rabbia, impazienza, preoccupazione. Nella sua diagnosi, Bach parte dalla legge dell'anima, cioè da un ambito causale superiore dotato di un più ampio raggio di azione rispetto a quello limitato dell'io fisico, ed orientandosi esclusivamente agli stati d'animo negativi. Quest'ultimi, tuttavia, non vengono combattuti come sintomi organici, perché se così si facesse, la loro energia si rafforzerebbe. Vengono piuttosto, per così dire, inondati di vibrazioni energetiche armoniche superiori, che secondo l'espressione di Bach li dissolvono come neve al sole. I fiori usati da Bach provengono, come egli dice, da piante di ordine superiore, ciascuna delle quali incorpora un preciso concetto spirituale o la cui energia vibra secondo una precisa frequenza. Ciascuno di questi concetti spirituali del mondo vegetale corrisponde ad un determinato concetto spirituale dell'uomo, cioè ad una precisa frequenza vibratoria nel campo energetico umano. Nell'anima dell'uomo i 38 concetti spirituali dei fiori di Bach sono tutti presenti come concetti dell'anima, potenziali energetici, virtù o scintille divine. Quando un concetto spirituale o potenziale energetico umano entra in conflitto tra le aspirazioni dell'anima e i desideri della personalità, la frequenza vibratoria viene distorta e rallentata disarmonicamente nel campo energetico, pregiudicando lo stato d'animo globale. Poiché l'essenza vibra secondo la stessa frequenza energetica armonica che avrebbe avuto il suo corrispondente concetto spirituale se questo non fosse stato disarmonicamente distorto e rallentato, l'essenza si mette in contatto con questo concetto spirituale umano e con la sua frequenza armonica ripristina l'armonia attraverso la risonanza vibratoria. In altri termini, l'essenza, come una sorta di catalizzatore, ripristina in questo punto il contatto fra l'anima e la personalità. Se l'io fisico procedesse in armonia con la propria anima, che è parte integrante della più ampia unità dell'universo,
ciascuno di noi vivrebbe in completa armonia con il campo energetico cosmico. Facciamo un esempio. L'io superiore vuole esprimere il proprio potenziale di sicurezza di sé e piacere del rischio e trasmette i corrispondenti impulsi energetici che vengono recepiti e realizzati attraverso la mia personalità. Se mi viene l'idea di aprire un negozio di fiori, allora l'energia che fluisce in me viene assecondata dall'io superiore, che afferra con slancio l'idea. Dopo varie esperienze positive e negative, divento un'esperta fiorista. Che cosa è avvenuto? Il potenziale dell'io superiore si è espresso nella mia personalità, arricchendola. Esperienze negative nell'infanzia, errori nell'educazione, traumi ambientali, eccetera, ci fanno apparire indesiderabili i messaggi dell'io superiore. Quando questo accade, cerchiamo di far tacere dentro di noi questi impulsi, rispondendo con una reazione di rifiuto, ad esempio con ansia, insicurezza, scoraggiamento, fuga o indecisione. A questo punto, la carica di energia dell'io superiore viene bloccata e il potenziale non può realizzarsi. Ogni sintomo patologico, sia esso organico, psichico o spirituale, è un messaggio specifico che chiede di essere riconosciuto, accettato e sfruttato per quel nostro viaggio che è la vita. Nei circuiti della personalità in cui l'energia vitale corre su binari errati o è bloccata, il metodo con i fiori di Bach ripristina un contatto armonico con la reale fonte di energia, agendo direttamente sul sistema energetico dell'uomo. Quando la personalità non è collegata all'anima e al grande campo di energia cosmico, perché vive nell'illusione di un'esistenza separata, non vibra più in sintonia. Dominano allora i conflitti, le perturbazioni, l'attrito, la distorsione, la disarmonia e la perdita di energia. La malattia organica è un correttivo che funge da campanello d'allarme per sollecitare un intervento necessario ad evitare il collasso completo. Nei casi limite, la personalità non è più in grado di riconoscere l'esistenza della propria anima e di un io superiore, poiché accetta materialisticamente solo ciò che si può vedere e toccare. Alla lunga, essa finisce per tagliarsi dal proprio cordone ombelicale, si inaridisce e si distrugge. In tutti i settori in cui la personalità si sia allontanata dal grande flusso di energia cosmica e dall'amore, le qualità positive si trasformano in caratteristiche distruttive. Così facendo, essa non impedisce solo lo sviluppo degli altri esseri, ma turba anche il campo di energia cosmica globale, cioè il processo evolutivo dell'intera umanità.